Siamo qui con Carlo Maria Cirino, organizzatore dell'Alternative Philosophy Festival. Innanzitutto, perché questo nome? Perché vogliamo, prima di tutto, far parlare persone alternative che non frequentano i classici festival di filosofia e non vengono solitamente invitati alle manifestazioni grandi e di massa, insomma. Quindi, e parlano di argomenti alternativi, di filosofia alternativa. Pensi ci sia un effettivo bisogno di spostare i luoghi del sapere in qualcosa di più, di diverso, di alternativo, di popolare? Senti questa necessità? L'idea di spostarsi in una libreria può essere utile, perché se lo spazio è piccolo risulta anche più accogliente e quindi si crea un setting più sicuro per le persone. Quindi noi vogliamo sviluppare un nuovo modo di partecipare ad una conferenza, se vuoi una lezione, in cui le persone si sentano libere di esprimere la loro opinione e se ne vadano senza aver avuto l'impressione che qualcuno gli abbia insegnato qualcosa a tutti i costi. E anche i temi saranno dei temi inusuali per, diciamo, una convention o un festival filosofico classico? Di che temi parlerete? I temi saranno alternativi, non nel senso banale di tematiche alternative, cioè strane, ma tematiche serie e accademiche, però non vengono affrontate, quindi non si studiano a scuola, quindi nella storia della filosofia, ma sono incroci tra discipline, tipo la filosofia con l'astrofisica, o la filosofia della biologia, o la filosofia delle parti, quindi la mereologia e cose particolari. In quanti appuntamenti è strutturato il festival? Una volta o due volte al mese, fino a dicembre, saltando luglio-agosto. Ok, quindi si può dire che il prossimo appuntamento parlerà? Il prossimo appuntamento è il 1 marzo e il 2 marzo e ci saranno un mereologo, quindi una persona che parlerà di filosofia delle parti, del cambiamento, e il 2 è filosofia della mente, quindi una cosa di cui normalmente non si parla. Benissimo, grazie Carlo.